La senatrice ha parlato di tasse che vengono ridotte a Marchionne & Co. Gli 80 euro vanno a quelli che stanno sotto i 1.500 euro netti al mese. Ho grande stima del dottor Marchionne e, a differenza di altri, anche in questa sala e anche nella mia parte politica, lo ritengo un punto di riferimento molto importante per l'economia italiana, e se ci sono dei timidi segnali di ripresa, questo deriva anche dal fatto che siamo tornati a costruire auto in Italia e che in Basilicata si fa la Jeep per gli Stati Uniti. Ma messo a fattor comune questa grande stima che io ho nei confronti del dottor Marchionne, mi sento di escludere che il suo stipendio stia sotto i 1.500 euro netti al mese. I 10 milioni di italiani che prendono gli 80 euro, per i quali tutto è tranne che una mancetta, come spregiativamente alcuni politici lontani dalla realtà tendono a definire questa misura, hanno con gli 80 euro la possibilità di uno spazio di vita quotidiana decisamente importante e significativo. Io non voglio convincervi sulla bontà della strategia economica di questo governo, ma spero che dopo 2 anni e 1 mese di azione sia chiaro che gli 80 euro non sono un bonus elettorale.